Ridurre le liste d'attesa si può e si deve fare, e in questo una grossa mano può arrivare proprio dall'innovazione tecnologica e dall'intelligenza artificiale. La giornata conclusiva della Winter School di Motore Sanità, dal titolo L'innovazione cambia il futuro, è stata dedicata proprio a un tema molto caro ai cittadini, quello appunto delle liste d'attesa. Abbiamo postato in bilancio lo 0,4% del bilancio appunto indistinto, sono 520 milioni di euro, quindi mezzo miliardo di euro, che mettiamo a disposizione delle regioni proprio per poter abbattere liste d'attesa, coinvolgendo anche il privato convenzionato. Per ridurre le liste d'attesa anche un progetto pilota presentato oggi a Cernobbio, ideato dal governo e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, partirà dalla Lombardia già nei prossimi mesi. Consentirà la riduzione delle liste d'attesa e anche quell'odioso fenomeno del no-show attraverso l'utilizzo di strumenti digitali come PagoPA e la app IO, che andranno man mano perfezionandosi, rendendo accessibile anche a chi non è digitalizzato questo servizio, per cercare di ordinare il processo della prenotazione degli esami e delle visite, per cui se un cittadino prenota la propria visita o la propria analisi o le proprie indagini diagnostica in 4 o 5 strutture e poi si dimentica di togliere la prenotazione dalle altre, evidentemente crea un problema serio e qui si allungano le liste d'attesa, il digitale può risolverlo. La regione Lombardia partirà con questa sperimentazione. Le nuove tecnologie in sanità, ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, possono aiutare a fornire risposte sempre più personalizzate alla popolazione. La sanità del futuro, è stato spiegato nella Due Giorni, dovrà fornire un'assistenza più vicina ai pazienti, dovrà avere meno burocrazia e meccanismi di accesso più semplici, dovrà quindi essere riorganizzata e l'innovazione tecnologica sarà la chiave per realizzare tutto questo. Questi punti entreranno a far parte della Carta della Salute di Cernobbio, un documento che riassumerà gli obiettivi discussi nella Winter School per il futuro della sanità e che verrà presentato al governo, senza dimenticare che sanità e salute dei cittadini vanno di pari passo con la salute dell'ambiente. Il binomio ambiente e sanità è inscindibile, è chiaro che il significato d'ambiente è molto, molto ampio, certamente, ma riguarda i costumi, riguarda il mantenimento della biodiversità, riguarda la salubrità e tutto questo è automaticamente legato alle condizioni della sanità. Della salute prima di tutto, o meglio, collegato alla salute, dove poi si aggancia la questione della sanità e naturalmente i temi che sono i temi nazionali discussi. Salute, ambiente e innovazione e sviluppo economico vanno declinati con la medesima formula. Non c'è uno senza l'altro e questa è la sfida del futuro, perché se interveniamo settorialmente sprecheremo risorse e perderemo tempo. Invece se applicheremo una formula dove con l'innovazione potremo fare ricerca, salute e creare nuove occupazioni, avremo la formula per la qualità della vita, il benessere e nuova occupazione.